ha un certificato, una certificazione, un'attestazione di conformità ai più elevati standard internazionali in materia di social responsibility. La strategia di CISA nei confronti dei diversi stakeholders è molto chiara, quella di responsabilità totale, di rispetto assoluto della legge, che è il modo migliore per essere nella posizione giusta. Io lo ricordo sempre in un settore come il gioco, che mai come in questo momento è oggetto di attacchi, di critiche da una parte o dall'altra. Noi siamo la mano dello Stato nell'esercizio del gioco, che dobbiamo esercitare secondo la legge scrupolosissimamente, nell'interesse del concedente e nel rispetto dei giocatori, tutelando i minori, tutelando il gioco sicuro, cosa che, come vi sarà detto più avanti, è fatta con grande attenzione da parte della società. Nella storia di Sisal c'è del resto, me lo dirà Emilio Petrone meglio di me, c'è del resto questa attenzione, che data, pensate bene, dalla nascita della Repubblica. Sisal è nata nel 1946, ha festeggiato l'anno scorso il suo compleanno, esattamente come la Repubblica Italiana. Sisal è nata qualche mese dopo, è un pochino più giovane della Repubblica Italiana, ma in tutto questo periodo ha rispettato la funzione per la quale era nata e l'ha rispettata all'inizio, favorendo la ricostruzione degli stati e favorendo la stessa cosa oggi. Voi se ne sentirete parlare da rappresentante dell'associazione Liberi Nantes di un'attività benefica che loro svolgono con il sostegno anche di Sisa, che consente ai giovani extracomunitari e non di giocare a calcio e adesso di ricostruire uno stadio che è stato lo stadio vicino, che ha, come dire, in ricordo di Pierpaolo Pasolini, e che si trova in un quartiere di Roma un po' disastrato e che ha bisogno evidentemente di essere riqualificato e sostenuto. Quindi lo sport è nel DNA di Sisal dalla sua nascita ad oggi, così come nel DNA di Sisal ci sono attività benefiche sulle quali non mi soffermo. Dunque,